Ciao a tutti da Carbone, oggi vedremo la seconda lezione di Conio di Limose. Vedremo la parte C e la parte D, ve la farò prima ascoltare e poi passeremo, diciamo, allo studio. Ed è così. Ripete da capo, inutile ripeterla nuovamente. Vedremo in modo molto veloce perché diciamo è molto ripetitiva. La parte C, come notate, ecco qua, sono tutte terzine. E questo, abbiamo il 4 cerchiato, il 3 qui e il 2 non qui vicino, ma allargato un po'. In effetti c'è scritto allarga di un tasto, e questo. Quindi 4 cerchiato, 3 e 2 cerchiato non qui vicino, ma qui sopra, chiaro? Siamo in quarta posizione, però col 2, col secondo cerchiato allargato, quindi è questo. Per tre volte, è semplice. Per chi ha l'organetto praticamente con, insomma, il tasto non rigirato, può suonarlo direttamente qui. Questo c'è da dire un'altra cosa, anche all'inizio la stessa cosa per quanto riguarda il pollice, quindi invece di suonare il pollice potrà suonare il, diciamo, il tasto cerchiato, tasto supplementare. In questo caso quindi è così, perché c'è il tasto rigirato questo interno, altrimenti si suonavano questi tre, così. Va bene? Sono scritti sotto, insomma. Come notate, nella parte sottostante trovate, insomma, questi cambiamenti. Chiaro? Per chi ha l'altro tipo, insomma, di organetto senza il tasto rigirato. È così, quindi. Per tre volte, poi rimaniamo fermi qua, 4, 3, 2, terzina sempre in chiusura, e lo fate per una 10 minuti, poi in terza posizione, quindi così, 5, 3, 2, per chi ha, diciamo, l'organetto col tasto non rigirato, lo troverà qui, ora io no, perché ovviamente il tasto rigirato, 4 cerchiato, 3, 2 invece suonare il 5. C'è scritto sotto, notate, vedete qui, invece di fare 5, 3, 2, sotto c'è il 4 cerchiato, perché è il tasto, l'organetto col tasto non rigirato. Quindi questo per noi sarà così. Quindi, poi risaliamo in seconda posizione, 4 cerchiato, 3, 2. Ripetiamo questo rigo, così col tasto 4 cerchiato, 3 col 2 cerchiato largo, quindi. Ricordo, se avete il 3, il tasto non rigirato, potete suonare il 3 cerchiato. Ripeto nuovamente tutta la parte C, è meglio, dai. Poi 4, 3, 2. E in apertura, terza posizione, 5, 3, 2. Seconda posizione, 4 cerchiato, 3, 2. Questo ripetetelo tantissimo. Potete fare anche prima solo questo, Poi in apertura solo gli accordi praticamente, va bene, vi divertite un po', insomma, quindi creando magari anche un accompagnamento carino, e poi suonare ciò che c'è scritto, vi do degli input, poi siete voi, insomma, a creare cose nuove. Quindi ripeto questo rigo, poi 4 3 2 in chiusura sempre. Terza posizione, 5, 3, 2. Seconda posizione, 4 cerchiato, 3, 2. Andando avanti, il rigo successivo, quello di sotto. Vabbè, vi metto questo rigo da ripetere, ore, ore, giorni, fino a quando l'avete memorizzato. Questo rigo di sotto è identico, cambia solo la parte finale, che insomma è così. Ripeto questo rigo successivo. Cambia poco, perché va in seconda posizione, invece di suonarli, diciamo, uno dopo l'altro a terzine, li fa insieme, facilissimo, va bene? Ripeto questo, quindi il, diciamo, il secondo rigo e il terzo rigo di questa seconda pagina, la parte C è così. Ora uguale, ripete la stessa cosa, quindi tranquilli. Ora invece di fare le terzine qui, li premo insieme. È semplicissimo. E la parte è questa. Ve la faccio vedere, ecco qui.
Bene, andiamo avanti con la parte successiva. Siamo nella parte D in ottava posizione, che vuol dire che il mignolino rimane fuori, e è questo. Tutte, diciamo, abbiamo tutti e tre i tasti cerchiati, 4 cerchiato, 3, 2, quindi lo fate per una mezz'oretta, sempre in ottava posizione, quindi col mignolino fuori, il quarto dito qui, per capirci. 4, 3, 2, tasti normali in chiusura. Fate questo per una mezz'oretta, quindi. Dopo aver fatto questo, in apertura, in settima posizione, quindi così, fate 4 cerchiato, 3, 2. Salite in un'altra posizione, sesta, 4 cerchiato, 3, 2. Ripetete nuovamente questo riga, sarà così. In ottava posizione, tutti e tre i tasti cerchiati. Tutti e tre i tasti normali, sempre in ottava posizione. Settima posizione, 4 cerchiato, 3, 2. Stesso movimento di dita, solo riportato un tasto di posizione in meno, 4 cerchiato, 3, 2. E sarà così, quindi. In apertura fate questo per, insomma, un'oretta, questo la parte D, perché l'ultimo rigo, come già avete ben capito, è la stessa cosa, quindi ultimo rigo. Settima posizione, qua rimane in sesta. Ora suona le stesse tre note dell'inizio, ma in apertura, quindi. Praticamente avete in apertura, diciamo questo. Poi il pollice allargato qua. Mi trovo già col 3, suonerò quindi pollice cerchiato, 3, 2 cerchiato. Quindi pollice cerchiato. Il 3, il 2 cerchiato e andando, che sono le tre note che all'inizio le eseguivo in chiusura, chiaro? Le ho fatte solo in apertura qui, va bene? Quindi sono le stesse tre note, solo che le suono in apertura, con tasti diversi ovviamente, ma il suono è lo stesso, per capirci, sono le stesse di queste tre. Quindi riprendo di nuovo da capo, però mi troverò col secondo dito, quindi su questa prima nota basta fare un aggiustamento, insomma. Mi trovo col secondo dito, però se l'avete ripetuto tantissimo l'avete capito. Mi trovo col secondo dito, subito cambio dito e vado avanti, va bene? Quindi è inutile ripetere queste cose. Sono qui, quindi vedete, mi trovo col 2 cerchiato in apertura. Vado dall'inizio, inverto il mandice, poi chiaro? Penso che sia stato chiaro questo che ho detto ora. Bene. È semplice, ogni terzina ci va un basso, basso accordo accordo, però questo, insomma, è un brano, diciamo, questa parte C e D è abbastanza semplice. A livello ritmico è sempre uguale, sono delle terzine che si susseguono. Bene, per oggi è tutto. Se vi è piaciuta questa lezione, insomma, condividete questi video, questo mi farà capire che, insomma, volete altri video e ne farò altri, altrimenti non ha senso fare dei video per me stesso. Bene, se avete qualche difficoltà mi lasciate un commento, non appena avrò un po' di tempo vi risponderò. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!